Con Marina Ripadimiana e con il consorte, dopo questa presentazione straordinaria di questo libro appassionante, affascinante, un velo nero proveniente da Torino che cancella l'esistenza di un personaggio di difficile, come posso dire, calibratura, cioè nel senso questa unione del ruolo importante di madre e invece le vicissitudini di passione di questa donna, però una donna che si scopre che ha dato delle grandissime cose alla nazione, a Roma, ha avuto dei ruoli essenziali che sono, possiamo dire, in netto contrasto con questa figura di farfalla. Sì, è una figura che è stata, che dovrebbe essere ricordata, che dovrebbe essere addirittura considerata una figura storica e che invece dalla famiglia, stranamente, per motivi che non abbiamo forse da attribuirsi, non si è ben capito effettivamente, potrebbero essere tanti, ma la famiglia l'ha completamente occultata e questo è stato. Se da una parte è stata una cosa che ci ha dato molto pensiero, molta preoccupazione all'inizio, è stata anche una grande soddisfazione naturalmente riportarla alla luce, perché si è parlato di un personaggio di cui per anni non se ne sapeva niente, per cui ritrovare tante pezze d'appoggio, ritrovare tanto materiale di una persona occultata, effettivamente è stato bello, è stato interessante. Invece, tu l'hai conosciuta, no? Sì, ero un L'hai ragazzotto. avuta di rimpetto, Sì, oltretutto. era la Versilia, Forte dei Marmi, anni lontanissimi, prima della guerra e poi negli anni della guerra, e poi nell'unica estate rimasta, poi lei nel 1945 è morta nella pineta di Tombolo tra Pisa e Viareggio, in automobile, impattata da un grande camion militare americano. Sì, era capotribù, era bella, flessuosa, sì, elegante, misteriosa. Al suo confronto il moroso che le veniva attribuito e che effettivamente lei preferiva, Curzio Malaparte, sembrava uscire da una rivista di una barberia, brillantina, depilazioni e camicie di seta. Lei era il contrario. E poi viene fuori anche stasera dalla discussione che c'è stata la storica svizzera Roberta Broggini ci dice che il suo prossimo libro sugli italiani in Svizzera durante la guerra, quando la barca svizzera era piena e c'erano 45.000 italiani esuli per ragioni belliche. Lei ha avuto una grande parte, ci sono tanti documenti che attendiamo con estrema curiosità, e a testimoniare che è stata tutt'altro che un fiore mondano, è stata anche bella, vistosa e leggendaria per l'eleganza, ma teneva d'occhio la storia patria. È stata utile nel risparmiare a Roma la rovina che, secondo gli ordini impartiti da Hitler, le truppe tedesche in ritirata avrebbero dovuto apportare perché gli alleati anglo-americani occupavano una delle capitali dell'asse del sistema bellico e strategico di quella alleanza e dovevano, non doveva essere un'occupazione indolore, dovevano pagare un alto prezzo. E il Papa, con un accordo preparato da Virginia con i
tedeschi riuscì a risparmiare alla città questo, e a quale città questa rovina. E poi dalla Svizzera lei ordì molti contatti che si risolsero in una pace anticipata a Caserta rispetto alla pace europea. Quindi all'Italia fu risparmiata una settimana buona di guerra, e non è poco. Una settimana di guerra sono molte, molte migliaia di vite salvate, probabilmente i porti maggiori e quel che rimaneva dell'industria italiana del nord non rasa del tutto a suolo. Quindi anche per questo entra nelle persone che hanno avuto una parte positiva. Questo lo abbiamo consegnato alla famiglia. Ci sorprende che la famiglia, invece di portarlo sugli scudi, farne una operazione sistematica di rivalutazione, di riscrittura della storia familiare, tergiversi non sapendo bene che pesci prendere. Questo ci sembra non degno di una madre o di una nonna, per quanto riguarda i nipoti, di quel taglio, di quella forza. Dicevamo prima che uscirà una nuova versione con gli altri capitoli della storia che state tirando fuori. Ma quello che volevo cercare di mettere a fuoco, come si può combinare questo aspetto, diciamo, di farfalla con invece un impegno così profondo e con dei risultati così straordinari nel salvare Roma, in tutte le cose che ha fatto in Svizzera per salvare il paese, per salvare un sacco di vite umane? Come quagliano queste cose? Questa è la grande fascino di questa donna, perché è i grandi contrasti che prevalgono in lei che ci hanno affascinati. Se da una parte c'è stata questa donna frivola, questa donna anche in apparenza superficiale, leggera, per cui farfalla, anche molto libertina, e dall'altra c'era anche questa, ci si poteva fermare appunto a questo lato, si poteva vedere solo, leggerla solo in quel modo. L'altro canto invece c'era anche una donna che si è impegnata, una donna che non gli è bastata essere la madre e battersi per avere la patria potestà, per tenere a sé i figli da un suocero che l'ha praticamente sempre perseguitata per toglierli. E non gli è bastato questo, si è voluta anche impegnare per la sua città. Era una donna che amava moltissimo Roma, era profondamente romana, e si è impegnata per salvare Roma in un momento in cui ha capito che, tra l'altro, lei non era mai stata una donna legata alla politica, non si era mai interessata, non era legata al fascismo come la più parte delle persone di allora, era anzi direi piuttosto refrattaria. E lei però ha capito che con le sue amicizie, e ha usato anche personaggi che attraversavano il suo salotto, le sue case, che venivano appunto invitate appunto nelle sue case, lei ha, attraverso questi, attraverso anche le sue parenti, pensiamo al cardinale Caccia Dominioni, suo cugino, è arrivata a fare questo, a salvare Roma, l'ha fatto in un momento in cui appunto Roma era veramente in grandissimo pericolo. Sarebbe, se non ci fosse stato quell'intervento così immediato, probabilmente sarebbero stati grandissimi danni per la nostra città. Per cui, insomma, questa è la cosa, la grande particolarità di questa donna, i grandi contrasti, i contrasti tra appunto questa leggerezza, questo lato così anche mondano, effimero, e questo impegno che lei ha preso fino all'ultimo per salvare Roma. Pensi che sua figlia, Suni, investivamo alla Marinara, non esita a dire che
mia madre, che era praticamente una semi-analfabeta, no? Non aveva studiato, aveva studiato male, scriveva con errori di... Come erano in famiglia? Allora a quegli anni le ragazze di buona famiglia non venivano mandate a scuola, venivano mandati precettori, no? Avevano questi precettori in casa che a volte erano persone che preparavano bene, a volte erano anche un po' improvvisati. Per cui questa era una donna che non aveva per niente una cultura molto spicciola. E la Suni racconta, dice mia madre, che aveva... che non era praticamente, non sapeva scriveva con errori di ortografia, ma che aveva questo odore che mi era, questo è un passaggio molto bello, che mi ricordava una scodella di latte. Questa. Senti, nel curiosare negli archivi di Stato è emerso qualcosa sui comportamenti del Papa? Tutta questa polemica che c'è stata sulla non presa di posizione per la salvezza del popolo ebraico, hai trovato qualcosa? No, però è vero che la, chiamiamola, verità storica sarà, io spero, stabilita e una volta per tutte affermata, al termine del processo di beatificazione di Pio XII, che è in corso presso le sedi competenti vaticane, ed è entro il 2015 che gli archivi vaticani hanno annunciato verrà tolto il segreto dalle carte degli archivi stessi, dove io credo che si potrà appurare che la posizione del Papa Pacelli Pio XII non è stata una posizione di compiacenza o tantomeno di appoggio, è stata una opinione di riserbo, di prudenza, perché quando il clero olandese con il proprio cardinal primate apertamente attaccò la politica razziale del nazismo, della vicina Germania nazista, le misure, quando l'Olanda e i Paesi Bassi furono invasi, le misure che adottò l'esercito tedesco fu quella di portare in campi di prigionia e poi di sterminio tutto il clero olandese di alto rango, quello che aveva espresso questa condanna. Quindi il Papa era consapevole che in Germania c'erano intere parti del paese a prevalenza cattolica, per esempio la Baviera, B, che l'Italia cattolica era occupata militarmente, che un pronunciamento del Papa romano sarebbe stato offrire un alibi d'oro per razzie, per deportazioni, per mettere sotto torchio il clero italiano e la stessa città del Vaticano, le stesse strutture universali della Chiesa che a Roma hanno le loro sedi. Quindi io credo che fu da parte del Pontefice una prudenza. Se vuoi, se crede e se lo pensa, sarei con lei d'accordo, una prudenza molto diplomatica, è vero, però lì quello che serviva era risparmiare vite umane, non aggiungerne altri in nome di astratte dichiarazioni di principio che si bruciano nel momento in cui loro sono espresse. Ecco, io non penso che lui sia stato un sostenitore, neppure indiretto, del nazismo.
al contrario, penso che si rendesse conto che fronteggiava un regime pericoloso, totalitario, pari nel pericolo e nelle insidie a quello che lui apertamente contrastava, rappresentato dal comunismo sovietico. Ecco, questa è la mia opinione. Ma gli archivi vaticani è tra un batter di ciglia, cioè nel 2015 saranno aperti e gli studiosi potranno verificare ogni cosa. Mi piacerebbe fare una chiacchierata con te per ricordare quella biennale di cui si parlava, dove c'è stata la forte emozione, grazie a te, di incontrare Panagouris, di incontrare la vela di Allende, dove quando facevo il direttore delle arti, se ti ricordi, uscii con un volume gigantesco. Ti ringrazio perché ognuno ha il suo giardino dei fiori segreti, il mio orto è quello di Venezia, lì ho potuto effettivamente due volte cogliere un attimo, aprendo la nuova biennale riformata sui problemi del Cile e della Grecia dei colonnelli, e portare le voci di Panagouris, della vedova Allende, di Altamirano e così via, e anticipare quello che poi nell'89 è accaduto, cioè nel 1977, alzando il trattato di Helsinki che regolava finalmente il movimento delle opere, degli artisti, degli studenti in nome delle libertà garantite nella sede delle Nazioni Unite tra paesi dell'Europa continentale e dell'America del Nord, con la base giuridica degli accordi di Helsinki abbiamo potuto lanciare la Biennale del Dissenso, che si rivolgeva, perché avevano firmato sia Helsinki le autorità sovietiche, cecoslovacche, polacche, bulgare, eccetera, eccetera, del tempo, ma la firma di Leonid Brezhnev aveva alle spalle un torchio che veniva girato sui dissidenti a Mosca, a Leningrado, in tutto il grande impero sovietico. E quindi portarli in nome dei principi sottoscritti a Venezia a un confronto, le opere erano clandestine, il Samizdat era ricavato con battiture particolarmente leggere su veline che venivano poi ripiegate nelle cuciture degli abiti e portate nella vasta Unione Sovietica come manoscritti, in mancanza di opere stampate dei non conformi al regime, cioè degli scrittori dissidenti. Quel miracolo riuscì, nonostante una furiosa mobilitazione che lanciò il plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica contro la Biennale del Dissenso. È incredibile, mobilitarono tutte le loro risorse diplomatiche, tutte le associazioni di amicizia con l'Unione Sovietica in Italia e fuori per bloccare la Biennale del Dissenso, che fu invece svolta tra il 15 novembre e la fine dell'anno 1977. Il governo italiano vacillò, c'era una parte che voleva, sotto la pressione del Partito Comunista, che si era alla fine purtroppo allineato alle richieste sovietiche, voleva diciamo per
buona pace dei rapporti diplomatici, mi disse il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Manzini, disse: ma caro Presidente, lei si rende conto che l'Italia attraversa un periodo di terrorismo politico? Ora, lei si rende conto che cosa potrebbe diventare questa situazione se l'Unione Sovietica aiutasse il terrorismo italiano? E quindi sia ragionevole, rinunci a questo programma, è un programma che irrita Mosca e potrebbero esserci conseguenze per la nostra nazione negative. Io capii che non dovevo cedere e in questo fui sostenuto da chi? Beh, da Craxi, A, B, un po' dai liberali, C, da una parte minoritaria ma importantissima della cultura cattolica italiana, quella raccolta intorno al Russicum, e dai radicali. Tutto il resto traccheggiò. Forlani, che era ministro per gli affari esteri, alla fine, sotto la pressione dell'opinione pubblica che diceva no, la Biennale è libera, il suo programma è un programma culturale, va fatto. Disse: fate come credete, siete una istituzione libera in un paese libero. E noi l'abbiamo fatto. Ma quella talpa ha scavato e quella Biennale ha avuto i suoi caduti. Per esempio, venne alla Biennale un giovane storico che, lasciando Venezia, si mise in viaggio per andare a Madrid e un camion lo investì e lo travolse. A Parigi fu trovato nella vasca, dopo una elettrocuzione, libero cantante Yuri Galan, che era una voce del dissenso molto popolare. In altre parole, loro non scherzarono. Appunto, cito due persone uccise in quella occasione, due dissidenti. Allora, è stato utile. Certo, Sharansky ci raccontò che quando si seppe di questa iniziativa, loro ebbero come una ripresa, si capì che l'Occidente non era come le tre scimmiette, che non voleva sapere per facilitare lo scambio economico tra i due mondi, le due aree, eccetera. E l'impero è tramontato. Ed è tramontato senza grandi tragedie. Ci sono stati paesi che hanno avuto dei contraccolpi, per esempio la Romania, ma nell'insieme, e la Polonia e la Cecoslovacchia, già allora ancora unitaria, e nella stessa Unione Sovietica, fino alle guerre del Caucaso, le cose, il trapasso, il cambio di regime, si svolse in condizioni accettabili di ritorno alla democrazia. Questo è un merito che ha la Biennale di Venezia, il nostro paese. Abbiamo dato spazio e occasioni a loro per presentare i loro samizdat, le loro opere censurate, eccetera. Di questa parte del mio lavoro sono effettivamente bene, mi approvo. Diciamo che due cose hanno fatto crollare il famoso muro, no? Da un lato la lotta tenace e resistente dei dissidenti che, attraverso le manifestazioni possibili culturali, hanno operato, hanno saldato l'anima vera. Dall'altra
con il Papa che poi sarebbe arrivato, l'altro messaggio grande, l'altra parallela, diciamo, alla cultura è la strada della fede. Con questi due elementi noi possiamo salvarci anche oggi in una situazione che non vedo molto felice. Sono angosciatissimo, come credo sia lei, da un insieme di equilibri caratterizzati purtroppo da vasta e diffusa corruzione. Anche la cronaca, quella della ENAC, controlli aerei, e quella della vita di un mancato partito, quando il nuovo segretario, il segretario dice dobbiamo diventare il partito degli onesti, è impressionante. Quindi siamo in una situazione dove è molto difficile ipotizzare le vie nuove, come, su quali obiettivi, con quale personale politico, con quali esseri umani disinteressati e solidi, dove si è in guerra con la Libia quando tutti capiscono che gli italiani non la vedono come è giusta quella guerra. Insomma, è una situazione veramente molto, molto grave e che dà molta preoccupazione. Io condivido.